Qualche giorno fa, nell'andare la sera ad innaffiare l'orto, mi sono trovato nel prato un uccellotto più grande di un passero che si dibatteva nell'erba senza riuscire a volare. Ho pensato che avesse avuto a che fare con i gatti, oppure che fosse un piccolo caduto dal nido e ancora incapace di volare. Un piccolo di Frosone. Sembrava messo male, addirittura con una zampa rotta. In cantina ho delle vecchie gabbie e ne ho rimesse insieme una. Nella gabbia ho sistemato delle granaglie e dell'acqua. Pensavo che non se la sarebbe cavata, ma ho visto con piacere che si nutriva bene, sparpagliando i semi dappertutto. Così, dopo 3 giorni, ho deciso di mettere la gabbia all'aperto in terrazza. Ma nel pomeriggio, ecco che improvvisamente ho visto un grosso frosone nascosto fra i tralci della vite. Era chiaramente la madre che era riuscita a trovare il suo piccolo, che stava nella gabbia sospesa. Mi teneva d'occhio, nascosta tra le foglie. A questo punto, naturalmente, ho aperto la gabbietta. Il piccolo, dopo qualche incertezza, è volato fuori. E sono volati via assieme. Mi domando ancora come avrà fatto la madre a trovarlo.